Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camario. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like, indipendentemente se vi piace o meno, comunque sono contento. Allora, adesso andiamo a parlare di due argomenti. Il primo di questi famosi filtri TL Schmolter e poi di un materiale ABS che mi ha mandato la Filoprint. Cominciamo prima con questi filtri, se sono veramente necessari. Allora, partiamo prima con la premessa che io ho una stampante autocostruita con alimentatore ATX, quindi ho eliminato quello cinese. Vi dico questo perché quelli cinesi non hanno un buon filtro per i disturbi di rete, e per rete intendo la 220, non internet. Invece gli ATX di buona qualità hanno questi filtri antidisturbi. Per disturbi mi intendo quello che succede quando a volte andiamo ad accendere il forno o il fono o la lavatrice, che crea, come faccio vedere da una simulazione, che crea, come potete vedere nella simulazione, sull'onda sinusoidale questo accavallamento di questo, diciamo, disturbo. Che cosa fa questo disturbo? In teoria nel motore crea un'ulteriore vibrazione, quindi un ulteriore rumore fastidioso. In più dà, detto per esperienza degli altri, un texture sulla facciata del pezzo che andiamo a stampare. Io sinceramente, da quando ho costruito questa stampante, questi due problemi non li ho mai avuti, sia la vibrazione nei motori o i texture sul pezzo non l'ho mai avuto. Infatti, come potete vedere, io ho stampato questo pezzo e potete vedere che non c'è alcuna texture. Beh, quelle che si può vedere sono soltanto le linee dei layer, degli spessori, degli strati, pardon. Come vedete, da qui si può vedere in dettaglio che praticamente non ci sono questi fantomatici sfregi o disegni sopra la facciata. Io, allora, personalmente ho montato questi filtri mediante questo tipo di supporto, un supporto che si adatta alla mia stampante e che con l'uso di delle mascherine posso trattenere le schede senza farle cadere. Come potete ben vedere, queste schede, questi filtri TL sono formate da semplici diodi. Ogni diodo, come potete ben sapere, come sapete, ha un valore di soldi 0,7. Sono collegati in serie, quindi 0,7 più 0,7 fa 1,4 di soglia, e poi posizionati in parallelo tra di loro. Come potete vedere dal video, è posizionato sul fianco, dove c'è anche la scheda madre dell'ANET. Li ho installati solo per l'asse X e Y, perché con i cavi non riesco a raggiungere i motori Z, quindi sto aspettando che mi arrivino delle prolunghe da utilizzare. Però per fare l'esperimento e verificare la funzionalità va benissimo. E se vedete, la stampante è in moto, sta stampando uno scatolo e non ha pregiudicato comunque la funzionalità della stampante. L'unica cosa che io ho riscontrato è quello che è successo a questo motore. Questo motore non è quello originale, l'ho dovuto sostituire con un altro motore a profilo più basso, stessa potenza, però si riscaldava, arrivava circa sui 50 gradi. Da quando ho montato questi filtri, la temperatura su questo motore è sceso parecchio, perché, come vi ho già preannunciato, questi diodi hanno la loro tensione di soglia. Avendo questo consumo di 1,4 volts è andata a incidere sulla tensione del motore, perché purtroppo le schede ANET non hanno la regolazione del driver amperaggio, quindi non posso regolare le correnti sul motore, cosa necessaria se poi si utilizzano motori differenti da quelli originali. Quindi, per esperienza personale, vi posso dire che l'unico vantaggio che ho riscontrato io, e sinceramente è un vantaggio per me, è il discorso del riscaldamento del motore. In questo caso, quando in futuro andrò a sostituire anche gli altri motori, se si rompono, potrò andarci a occhio, cioè a colpo sicuro, perché non andrò né a andare a fare, cioè non andare a mandare sotto sforzo la scheda madre, né a danneggiare il motore, perché questi filtri mi abbassano la tensione e quindi mi rendono, diciamo, compatibile l'utilizzo. Adesso andiamo a vedere il materiale che mi ha mandato la Filoprint. Ok,
Allora, sto provando questo materiale, questo campione che mi è stato mandato dalla Filoprint, che è l'ABS R&D One Optimus. Per questa prova sto stampando il pulsante per il cambio del filo e la guida per il filo. Questi due componenti sono fatti in PLA cinese, effetti non è di buona qualità. Allora, l'impostazione che aveva suggerito erano 250 e 250 per il filo e 90 gradi per il piatto, cosa che io ho rispettato. La risoluzione ho usato un 01, anche se lui suggeriva qua in queste piccole note un 03-035 per i layer, io ho voluto provare a 01 come si sarebbe comportato, e diciamo che non è male, sta andando bene, anche se da un certo punto da un lato si sta alzando, però questo è dovuto al fatto che sul piatto ho utilizzato la colla piuttosto che una lacca. Però comunque sia, come sta andando, va benissimo. Infatti anche per lo spurgo non ho spurgato bene, perché nelle prime parti mi ha stampato con il PLA che avevo prima, sempre macca della Filoprint. A fine stampa vi faccio vedere come è andata a finire. Ok, in questo momento si può vedere anche meglio come sta stampando, si può vedere anche il materiale com'è. Come vedete non sta riportando alcun difetto, anzi devo dire che il riempimento, la linea di riempimento è molto più compatta e lineare rispetto al classico PLA, anche se io l'ABS non lo preferisco tanto, perché non mi piace, visto che comunque per la stampa bisogna usare più energia, è anche più semplice ad evitare i PLA. In questo caso questo tipo di prodotto si sta comportando in modo del tutto eccezionale. Non so quanto costa, vi consiglio di andare sul sito e andare a verificare il prezzo. Allora, come avete visto, questo materiale che mi è stato dato è davvero eccezionale. Io utilizzo un PLA, adesso lite, il PLA lite, e non dà queste soddisfazioni. Infatti, se notate, il pezzo è praticamente liscio. È vero che io ho utilizzato una risoluzione 01, ma sono convinto che se avessi utilizzato lo 03 avrei ottenuto lo stesso risultato. L'unico problema in cui mi spinge a non utilizzare questo materiale perché la mia stampante è aperta, non è chiusa. Devo ricordarvi a tutti che l'ABS, i vapori dell'ABS sono tossici, quindi se non avete una stampante chiusa ve la vedete tenere. Infatti mi sono sentito malissimo perché dove posiziono la stampante la stanza è chiusa e non ho possibilità di areggiare costantemente. Però devo dire che mi trovo soddisfatto di questo materiale. Più avanti, in occasione di altri video, vi mostrerò diciamo anche l'altro materiale che mi hanno mandato, perché in un video precedente vi ho fatto vedere che mi hanno mandato diversi campioni. Non voglio fare un video con tutti i campioni disponibili, voglio praticamente aggiungere questo dolcino a fine dei video e mostrarvi questo materiale. Io nel frattempo comunque vi invito ad andare su questo sito e a considerare comunque la possibilità di provare, di assaggiare anche voi questi prodotti. Vi dico questo, non mi hanno pagato, quindi questo non è un video sponsorizzato, ho solo il piacere di aiutare questa azienda perché è un'azienda italiana. Purtroppo fino adesso io ho sempre utilizzato materiale che arriva dall'estero, dalla Cina, ma solo perché, non tanto per i costi, perché il materiale che arriva dall'estero ha comunque un impatto economico più basso, ma tanto per il fatto che sul territorio nazionale io non riesco a trovare
lo stesso materiale. Questo è il punto. Tutto quello che trovo su Ali, sul territorio nazionale, non l'ho mai trovato. Quindi, per questo è il motivo per cui compro all'estero. Ma riscontrare, trovare un'azienda che comunque ha dei prezzi ragionevoli, perché vi dico che rispetto a quelli che sono i prezzi esteri, perché ho sempre comprato dalla Polonia il materiale per la stampa, vi dico che questa azienda qui ha dei prezzi ragionevolissimi, anzi, scusate per la parola, c'ho anche un po' di faringite, dei prezzi ragionevoli. Quindi vi suggerisco di andare a provare, anche se campioni, perché lo vendono anche dei campioni da 100 metri, se mi ricordo male, se no, non mi farei sbagliare, ma vendono anche dei campioni, quindi potete anche provarli e provare su campo se io vi sto dicendo una scemenza o altro, anche perché di fatto lo vedete anche nell'immagine. Per come è venuto questo pezzo, e soprattutto considerate che la mia stampante è una stampante autocostruita, non è una stampante professionale, quindi dovrei avere anche, diciamo così, dei risultati peggiori. Invece, nonostante tutto, ho avuto degli ottimi risultati. Quindi, a questo punto finisco. Vi auguro una buona giornata e vi raccomando, quello che ho detto all'inizio video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ho bisogno della vostra compagnia, ho bisogno della vostra collaborazione. Non faccio come gli altri YouTuber, non vi cerco soldi, ma l'unica cosa che vi cerco è la vostra iscrizione e un vostro pollicione. Buona giornata a tutti.